Salve a tutti, Team Colmici nuovamente in azione. Sono venuto da Massimo. Se ben ricordate, qualche anno fa abbiamo fatto un video identici allo Scarroccio. Ed oggi dove andremo? Andiamo a provare questa volta a Traina, perché il mare dovrebbe essere tranquillo e ce lo consente, su un relitto davanti a Viareggio. E mi sono procurato 5-6 seppie vive e speriamo bene. E a questo punto non ci resta altro che andare in mare. Siamo dot? Sì, andiamo. Guardiamo che navighi bene. Direi che è perfetta. Anche con un motore solo andiamo un po' troppo forte, nonostante gli alettoni dietro, e quindi butto le ancore galleggianti. Se poi dovessimo andare troppo piano, mettiamo due motori. Siamo dot, prova la frizione. Con molla. Va bene. Va bene? Va bene. La vecchia maniera, la canna a mano. Quando ci sono i pesci non si può tergiversare. Dottore, soddisfazione, eh? Canna a mano. Canna in mano si sentono benissimo le tocche, cosa vuoi di più? Senti respirare. Mi sta dando. Guarda. La prossima mangiata lo farò. Eccolo. Ce l'ho. Vai. C'è? Sì. Eccolo. Vieni. Sto un po' sul fondo. Eccolo l'altro, guarda.
Vieni Dot, tiralo su. Vai. La cannina ha funzionato bene. Ce l'ha fatta? Sì. Operativa? Sì. Ecco. Ci voleva. Grazie Dot. Lo slamo. Abbiamo testato la nuovissima canna da treno di casa Colmice e l'Aventador. Leggera, azione ripartita, un calcio nuovissimo in carbonio e montatura ACI. Ideale per questo piede mediterraneo. Per quanto riguarda il terminale, abbiamo utilizzato il Seagull Pink Label 66 di diametro, novità assoluta per il fluorocarbo, molto soffice e resistente alla pressione. Abbiamo testato anche il nuovissimo mulinello Daytona, un concentrato di potenza e tecnologia. Ideale per questa azione di pesca. A questo punto non ci resta altro che salutarvi e alla prossima, come sempre, da Team Colmice.